e 9 decimi da Linda Cerruti, che invece aveva incrementato. E quindi classifica che si sta definendo quando scende in vasca, eccola qua, Manila Flamini, l'ultima sincronette. La grande esperienza di Manila Flamini, grande classe di questa atleta, classe 87 oltretutto, è la veterana della nazionale. Anche per lei grande maturità nell'eseguire l'esercizio, nella parte dell'interpretazione. It's a very, very mellow. Bella anche lei, molto armoniosa, elegante. Bellissima la verticale, controlla, guarda questo avvitamento. Siamo stati sempre abituati a vederla in una in veste più vigorosa, più veloce, più aggressiva, invece ci sorprende con questa parte più lenta, affascinante, così accattivante dell'interpretazione di questa musica. E sono tanti sugli spalti a tributare un applauso a Manila Flamini, se li merita, e con questo cogliamo anche l'occasione, mentre stiamo aspettando che venga assegnato il punteggio, per darvi appuntamento al 13 agosto, sarà un mercoledì, perché iniziano gli europei e sarà la volta, come dicevo prima, del solo tecnico, e sarà l'inizio di una settimana appassionante per questi campionati continentali che si svolgeranno a Berlino. Allora, Manila Flamini aveva il terzo punteggio, lei ha vinto nel 2011, era l'invernale, l'ultimo campionato italiano, poi c'è Manila stato il passaggio Flamini. Di consegne, da quel punto, da quel momento lì l'ha vinto Linda Cerruti, che si riconferma ancora, ma va in seconda posizione davanti a Beatrice Callegari, perché ottiene 27 punti di esecuzione, 35.733 di artistico, la sorpresa tra qualche istante di Manila Flamini quando si renderà conto, 26.8 di difficoltà, 89.533. Una bella sorpresa per la capitana della nazionale portacolori delle Fiamme Oro, che vince la medaglia d'argento alle spalle di Linda Cerruti, che, come dicevo, settima invece vittoria per lei ai campionati in assoluto invernali ed estivi. Assolutamente sì, un grande campionato pieno di sorprese, questa finale non ce l'aspettavamo. Dispiace, bellissima devo dire anche la routine di Mariangela Perrupatto, che però arriva in quarta posizione, massacrata rispetto alle prime tre. Allora, si chiude qui il racconto di queste due giorni di gare, tre complessive comprese le qualifiche del venerdì. Appuntamento a tutti quanti, non ve li perdete, gli europei di Berlino che cominceranno il 13 di agosto, e staremo insieme per campionati continentali davvero molto appassionanti. Grazie di averci seguito, grazie alla squadra che è l'Esterna 2 di Roma, coordinata alla regia di Francesca Bartolomei, l'aiuto regia di Francesca Zen, e ovviamente commento tecnico di Paola Cerri. Grazie a voi, a presto.
tecnico, va al nostro Beppe per la sua competenza, la sua disponibilità e il suo...